Di Francesco, loro sono più forti di noi e dobbiamo saperlo con l'organizzazione e l'impegno, provare a fermarli. Questa è la pura realtà, oltretutto appunto avvalorata dal fatto che ci sono tante assenze anche nel punto del Sassuolo e quindi ancora di più. Terra Florenzi, tutti piuttosto preoccupati per le condizioni. Grande partita secondo me di Florenzi. E Alessandro Florenzi. Anche nel primo tempo dove la Roma non era sciolta, secondo me ha fatto due o tre chiusure, due o tre iniziative veramente interessanti. Eccolo qui, nel momento in cui si fa male Florenzi. Ho capito la dinamica dell'infortunio, forse ha messo male la caviglia. Molto dolorante Florenzi, questa rischia di essere l'unica brutta notizia del secondo tempo per la Roma. I compagni molto preoccupati lì attorno, c'è Paredes che addirittura ha le mani nei capelli e avevamo visto subito che i compagni si erano preoccupati, sì. Avevano visto che poteva trattarsi di qualcosa di serio. Entrerà Totti, l'ultimo cambio della Roma dunque, obbligato. Ecco qui ancora, vediamo cosa è successo. Florenzi da solo, caviglia, brutta scena. E Rudiger che rientra oggi da un infortunio molto serio al ginocchio, è andato subito a rincuorare Florenzi. Pronto a entrare dunque Francesco Totti. Secondo tempo splendido la Roma che ha ribaltato il risultato, ha segnato tre volte. Una brutta notizia per i giallorossi e questo infortunio a Florenzi, che speriamo non sia serio, ma vedendolo così. Sì, con quelle mani sulla faccia, veramente è bello vedere una bella scena. Così Florenzi dal campo. L'applauso, giusto sottolinearlo, anche del pubblico del Sassuolo. Un caviglia, forse un problema al tendine potrebbe essere. È possibile, sì, perché non è stato chiaro come è successo, però mi sono messo male il piede proprio. Però c'era un sorriso di Spalletti che sembrava. È andato anche Spalletti. Ah, no, adesso no.